Indipendenza 0.0, appuntamento a radio incontro con approfondimenti, servizi ed interviste sui temi riguardanti le persone con disabilità ed i progetti per il diritto alla vita indipendente, in collaborazione con l'Associazione Vita Indipendente Umbria. Radio Incontro Magazine. Parliamo ancora una volta di temi legati alla vita indipendente e ne parliamo insieme a Silvia Cutrera, che è vicepresidente FISH e coordinatrice gruppe Donne FISH. Oggi parliamo del tema della vita indipendente e dei progetti per organizzare la propria assistenza secondo l'Independent Living. Buongiorno e benvenuta Silvia. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Silvia si occupa anche e soprattutto, ne abbiamo parlato nelle precedenti tematiche, di donne e vita indipendente, donne e lavoro, sempre legate alle persone con disabilità. Oggi parliamo della vita indipendente vera e propria. Io ti chiedo subito le origini dell'Independent Living. Sì, per le persone con disabilità un significativo cambiamento del modo di percepire la propria condizione è rappresentato dalla diffusione dei principi dell'Independent Living, un movimento studentesco di contestazione nato negli anni 60 nelle università americane, grazie all'impegno di alcuni studenti con disabilità che rivendicarono diritti di partecipazione, autodeterminazione e uguaglianza. In particolare l'impegno di questi attivisti di Berkeley si focalizzò nella lotta per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per ottenere servizi che fossero qualitativamente adeguati e anche promossero azioni per influenzare i referenti politici e per avere delle norme, delle legislazioni che tutelassero i loro diritti. Tra questi, in particolare, il padre, diciamo, dell'Independent Living fu Edward Roberts, nato nel 1939 e morto nel 1995, che era uno studente con disabilità che viveva tra l'altro nel polmone d'acciaio, che fu il primo studente che ottenne l'ammissione all'Università di Berkeley e che fondò il Movimento per l'Independent Living, che richiese un'assistenza personalizzata basata su un principio di libertà di scelta e di organizzazione. L'inizio in Italia? Diciamo che la filosofia dell'Independent Living trovò inizialmente terreno fertile anche in Europa, però dobbiamo aspettare il 1989, quando a Strasburgo alcune persone, 70 persone provenienti da 20 paesi europei, si incontrarono, erano appunto persone con disabilità che, seguendo i principi dell'Independent Living, grazie anche ad Adolf Raska, uno studente tedesco che era a sua volta a Berkeley e che quindi portò in Europa i principi della vita indipendente, adottarono una risoluzione che appunto che richiedeva che la persona con disabilità potesse scegliere i servizi di cui avvalersi in autonomia e in modo autogestito. E lo sviluppo delle regioni? Ma inizialmente diciamo che in Italia diciamo fino alla fine degli anni Ottanta la situazione assistenziale era frammentaria, c'era carenza e inadeguatezza dei servizi domiciliari e le persone con disabilità erano costrette a chiedere assistenza per lo più a familiari, amici e volontari, e quindi diciamo rivendicare il diritto a una vita indipendente aveva bisogno appunto di strumenti politici, insomma di manifestazioni per vedere realizzato questo diritto, e per cui bisognerà aspettare insomma gli anni, insomma la fine degli anni 80, insomma gli inizi del 90, insomma sempre nel 91, insomma sì, in particolare a Roma viene organizzata un'assemblea a cui partecipano le associazioni più rappresentative delle persone con disabilità e viene costituita questa rete dell'Independent Living italiana, che viene appunto chiamata ENIL,
nel senso European Network Independent Living, quindi la, diciamo la formazione italiana di questa rete, e in particolare la prima associazione che viene costituita, ovvero l'associazione Vita Indipendente, è quella toscana, che ha sede appunto a Scandicci. E la coincidenza è che viene proprio formata nel 1992, che è lo stesso anno di approvazione della legge 104, che come sappiamo è la legge quadro che organizza insomma le varie forme di assistenza che riguardano le persone con disabilità, e tra queste viene anche diciamo successivamente, poi con l'integrazione della legge 168, viene per la prima volta prevista la possibilità di forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, con la possibilità di poterla organizzare in modo autonomo e autogestito. Chiaramente visto anche, come abbiamo visto anche in questa epoca di Covid, la differenza nelle regioni, proprio perché il tema dell'assistenza è materia decentrata, non tutte le regioni poi hanno seguito il modello indicato dalla legge 104 integrata con la legge 162. Quindi abbiamo questi primi sviluppi dei comitati diciamo per la vita indipendente, per esempio quello di Como del 99, che si forma proprio sempre diciamo dal basso, quindi sono le associazioni che fanno proprio pressione politica e rivendicano questo diritto alla vita indipendente agli enti locali, alle regioni, che in sostanza si tratta di vedere un contributo economico erogato in funzione di una scelta del proprio assistente personale per organizzare in modo autonomo quindi la propria vita, rendicontando ovviamente le spese, ma creando proprio delle forme di assistenza in modo flessibile. E quindi diciamo a seguire, dopo la Toscana, Como, c'è anche la vita indipendente in Piemonte, a Grugliasco, e quindi insomma si sviluppano in alcune regioni fino appunto ad arrivare anche a Roma. Vorrei ricordare che oggi con noi Silvia Cutrera, vicepresidente FISCE e coordinatrice gruppo Donne FISCE, ci sta trattando il tema della vita indipendente e dello sviluppo che ha avuto nel tempo. Parliamo dell'Agenzia per la Vita Indipendente di Roma. Sì, diciamo che in precedenza rispetto ai miei impegni, ecco, uno degli impegni più importanti per me è stato essere poi presidente di questa Agenzia per la Vita Indipendente per 15 anni. Diciamo questa l'Agenzia per la Vita Indipendente di Roma nasce per iniziativa di alcune associazioni importanti, che sono la UIL-DM, l'associazione poi Sclerosi Multipla, l'AISM, l'associazione paraplegici di Roma e Lazio, il comitato abbattimento barriere architettoniche e Disabled People International, DPI. E quindi questa agenzia proprio nasce per dare appunto risposte alle persone con disabilità che chiedevano di vedere realizzati questi principi dell'independent living. E in effetti il Comune di Roma dimostra una sensibilità rispetto alle richieste, e nel 2003 vengono avviati i primi seminari formativi sostenuti e con il contributo economico del Comune di Roma. All'epoca c'era il delegato del sindaco di Roma per l'handicap, che era appunto Eliana Argentin, una donna con disabilità che poi tra l'altro diventerà deputata della Camera. E quindi inizialmente si inizia la formazione proprio alle persone con disabilità per renderle anche diciamo in grado poi di poter diventare datori e datrici di lavoro e di gestire appunto il rapporto di lavoro con la propria assistente personale. Inizialmente la sede dell'Agenzia per la Vita Indipendente era ospitata presso un'organizzazione di promozione sociale in una zona periferica romana, e lo spazio generosamente concesso era una stanza di 10 metri quadri con un minuscolo ingresso e senza collegamento internet.
Però nonostante questo, appunto, i volontari, erano 5 persone volontarie, erano riuscite a costruire, insomma, un organismo che poi nel tempo, vedremo, è diventato proprio propulsore di un cambiamento che ha migliorato la qualità di vita delle persone con disabilità. E quindi, diciamo, dal 2004-2005, insomma, si arriva poi finalmente nel 2008, dove si riesce ad ottenere una sede più ampia e quindi una possibilità di lavorare in modo diverso, insomma, in modo più, diciamo, più attivo e anche più ampio su tutto il territorio romano. In quegli anni, tra l'altro, bisogna ricordare che nel 2006 viene approvata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e che viene poi ratificata con legge in Italia nel 2009, e nella Convenzione ONU c'è un articolo dedicato alla vita indipendente, che è l'articolo 19, che appunto, prevedendo la vita indipendente e l'inclusione della società, prevede che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere su base di uguaglianza con gli altri il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere, e che non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. E quindi, ribadendo, insomma, il diritto ad accedere anche a servizi a domicilio, compresa anche l'assistenza personale necessaria, diciamo, si sviluppa ancora di più da parte, insomma, in particolare delle persone con disabilità del Comune di Roma, la richiesta di poter realizzare appunto i progetti di vita indipendente. E quindi ecco l'AVI, l'Agenzia per la Vita Indipendente di Roma, dall'inizialmente 14 persone che si rivolgevano proprio all'associazione per avere informazioni, per avere anche diciamo, la possibilità di presentare la domanda ai rispettivi municipi, e quindi essere anche diciamo, coadiuvati diciamo, nell'organizzare poi la propria vita indipendente, quindi assunzione di un assistente, la regolarizzazione tramite iscrizione all'INPS, diciamo, la rendicontazione. Quindi l'AVI forniva servizi amministrativi, come, non so, la busta paga, il calcolo dei contributi da versare all'INPS. E successivamente, insomma, negli anni di sviluppo anche dei servizi dell'AVI, anche la possibilità di incrocio di domanda offerta, cioè la possibilità di chiedere all'AVI diciamo, la disponibilità di incontrare delle assistenti domiciliari, quindi assistenti personali con le quali o con i quali iniziare il rapporto di lavoro. E quindi l'AVI si collocava proprio come di fatto un servizio di diciamo, che forniva, che organizzava anche azioni di empowerment attraverso consulenti alla pari, di consulenza anche, diciamo, psicosociale, sempre però in un modo diciamo, rispettoso della libertà di scelta delle persone con disabilità. Ad oggi, diciamo, dopo quasi 20 anni, insomma, di iniziali, insomma, di attività, insomma, dell'AVI, diciamo, dalle 14 persone che avessero rivolte, diciamo, per avere informazioni e servizi, ad oggi noi seguiamo, io ancora sono nel direttivo dell'AVI, e siamo all'incirca 800 persone insomma, che si avvalgono, insomma, della nostra attività associativa. Grazie a Silvia Cutrera, vicepresidente FISH e coordinatrice gruppo Donne FISH. Noi continuiamo questo viaggio all'interno delle tematiche sulla vita indipendente, naturalmente ai progetti legati alla vita indipendente delle persone con disabilità. Silvia, grazie, naturalmente alla prossima. Grazie, grazie mille anche a voi. Buona giornata. Ciao, ciao, grazie. Radio Incontro Magazine.
Indipendenza.0. Appuntamento a Radio Incontro con approfondimenti, servizi ed interviste sui temi riguardanti le persone con disabilità ed i progetti per il diritto alla vita indipendente, in collaborazione con l'Associazione Vita Indipendente Umbria.